Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video e come avrete ovviamente intuito dalla intro, oggi torniamo a parlare di illuminazione. Lo facciamo con una luce LED continua della Kolbor che in questo momento mi sta illuminando proprio davanti a me, CL100X, quindi un illuminatore che ha una potenza di 110 watt, quindi decisamente molto potente. In questo momento tra l'altro è alimentato con una batteria V-mount, quindi segui questo video perché è un prodotto secondo me interessante, ha un prezzo decisamente alla portata di tutti. Ovviamente non è privo di problemi, c'è chi ne parla bene, c'è chi ne parla male. Ovviamente io ti darò la mia opinione dopo circa oltre 2 mesi di utilizzo, ok? Non sono stato pagato da questa azienda per parlare bene di questo prodotto e quindi quello che ti andrò a dire è esattamente quello che penso. A fine video, tra l'altro, ci sarà anche una breve recensione del modello da 65 watt da un collega fotografo che ti parlerà, ovviamente avendo avuto la possibilità di provarlo, gliel'ho fatto arrivare a lui in modo da far capire anche all'amico Valerio se dal momento che lui è un grandissimo utilizzatore di luce flash, questa luce potrebbe fare al caso suo in certe situazioni, in certe location. Quindi ti invito a seguire questo video fino alla fine. Faccio vedere velocemente anche il contenuto della confezione. Questa è una scatola di cartone, ovviamente ci sono le caratteristiche principali. Te ne dico una: 110 watt di potenza, ma è l'assorbimento. Per quanto riguarda la potenza, per quanto riguarda proprio il lux, dopo ne parliamo. E tutto quello che ti faccio vedere è all'interno di questo beauty case, chiamiamolo così, borsetta, ok? Può essere decisamente utile per quando ovviamente dobbiamo conservare il nostro illuminatore e dobbiamo muoversi, ok? Quindi detto questo, partiamo da un aspetto molto importante e ovviamente dal momento che lui assorbe 110 watt ha bisogno di un alimentatore per farlo funzionare, che poi possiamo anche farlo funzionare con una batteria e dopo ci arriviamo, però abbiamo bisogno di un accessorio ovviamente oltre alla batteria che dobbiamo acquistare separatamente, però dopo ne parliamo perché secondo me è un accessorio che devi prendere in considerazione. Comunque alimentatore da 120 watt, ovviamente bello potente, però abbiamo una porta USB di tipo C che va ovviamente a collegarsi al nostro illuminatore, quindi è una cosa un po' strana per quando ovviamente dobbiamo parlare di illuminatori, perché di solito abbiamo la classica uscita con lo spinotto DC, però qui abbiamo una Type-C, ok? Molto importante, lo dico perché abbiamo un'uscita da questa Type-C di 24 volt, quindi non collegarci telefoni o ovviamente apparecchiature che hanno un voltaggio decisamente inferiore, se no vai a bruciare la scheda madre. Quindi detto questo, passiamo ovviamente all'illuminatore, che ovviamente è quello che ci interessa di più. Tra l'altro abbiamo anche una cover in silicone per proteggere il nostro LED COB, abbiamo il dissipatore, telaio tutto in alluminio. La sensazione di costruzione è decisamente, non dico perfetta, ma quasi. Sotto questo punto di vista la Kolbor ha fatto un buon lavoro. Per quanto riguarda il peso, siamo poco meno sotto i 900 grammi, così come lo stai vedendo. Ovviamente dopo, quando ci andremo a collegare il bracket e ovviamente anche l'adattatore e anche il modificatore, ovviamente il peso andrà a aumentare. Tra l'altro qui c'è questo accessorio che io avevo lasciato attaccato, che dopo te lo farò vedere,
che serve proprio per attaccare le batterie boom. Ok, quindi molto piccolo, questo ovviamente è il nostro illuminatore portatile, possiamo definirlo così. A questo punto però dobbiamo anche attaccarlo a uno stativo e il bracket, eccolo qui, anch'esso in metallo, e per fissarlo a questo illuminatore non abbiamo il classico filetto da un quarto, ma bensì abbiamo un sistema un po' particolare che secondo me è decisamente interessante, perché va a usufruire dei binari che abbiamo proprio in questo telaio, che servono non solamente per inserire questo bracket, ma anche per collegare più CL100X. Quindi se abbiamo bisogno di più potenza, con questi binari possiamo fare una specie di puzzle, ok, se vogliamo utilizzare questo sistema. Quindi questo bracket praticamente basta farlo scorrere proprio in questa sede, questo binario, molto semplice, trovata proprio la posizione, andiamo a stringere. Mancanza di questo bracket il foro per l'ombrella, ok, ma sono sicuro che vanno a risolvere gli amici di Colbor. E ovviamente possiamo anche inclinare tranquillamente questo illuminatore in base alle nostre esigenze, in base poi al modificatore che andremo a inserire. Quindi veniamo a una parte decisamente molto importante, perché non è che andiamo a utilizzare sempre questo illuminatore senza un modificatore. Quindi abbiamo bisogno di un adattatore. Qui non c'è un adattatore di serie proprietario. Cosa ha pensato quindi la Colbor? Di mettere in dotazione ovviamente il classico adattatore Bowers Mount, per fortuna. Però il sistema che ha progettato secondo me non è molto felice, e adesso ci arrivo. All'inizio sembrava decisamente solido, però mi sono accorto che utilizzandolo, e non solamente con questo modello, anche con l'altro, quindi magari poteva essere un difetto proprio di questo, ma si sta decisamente molto veloce a capire che questo sistema di aggancio non è decisamente molto solido, e adesso vi spiego. Allora, innanzitutto, per fissarlo al telaio abbiamo due sfere, ok? Classiche sfere, e abbiamo proprio nel telaio la sede per incastrare queste due sfere, ok? A metà, non è che entrano completamente. Quindi andiamo a inserirlo, un'operazione che si fa decisamente molto veloce. Senti proprio il click, però già come vedi il mio si muove. All'inizio, appena lo acquisti, è decisamente più fermo, però a lungo andare fa questo gioco. Quindi detto questo, non spaventarti, perché se devi utilizzare il classico softbox da 60, anche da 80, se devi utilizzare una inclinazione non particolare, lo regge abbastanza bene. Ovviamente noi vorremmo tutti che questo fosse decisamente fissato meglio, ok? Qual è il problema? Questo io l'ho riscontrato praticamente subito, perché io utilizzo molte volte proprio la classica palla cinese, lantern box, no? La lantern box la devi utilizzare dall'alto, e praticamente non pesando neppure molto questo modificatore, perché se ricordo bene pesa poco meno di un chilo, ovviamente questo si stacca, perché come vedi, e io non sono affatto un uomo forzuto, ci ho messo decisamente poca forza, si toglie in maniera decisamente molto ma molto semplice, ok? Questo ovviamente io ve lo vado a segnalare, come sono andato a segnalarlo proprio agli amici di Colbor. Abbiamo anche, non poteva mancare, molti la utilizzano, molti no, classico riflettore. Questo è piccolino, ovviamente dal momento che abbiamo Bowers Mount, è Bowers Mount, ok? Molto piccolino, alcuni lo andranno a utilizzare, e con questa piccola parabola ovviamente abbiamo la potenza massima che possiamo ovviamente erogare con questo illuminatore. Ovviamente abbiamo una luce molto molto dura. A questo punto ragazzi siamo quasi all'imbrunire, anzi c'è pochissima luce, giusto per fare questa prova, un test, vediamo la capacità di lux che può emettere questo
piccoletto ovviamente si fa per dire, illuminatore da 110 watt di potenza, ok? Non mi stancherò mai di dirlo, ragazzi, quando volete un illuminatore potente la prima cosa che andate a vedere sono i watt, ma dovete anche controllare, cosa molto importante, i lux. Controllate ovviamente quanti lux abbiamo e fate anche dei paragoni con altri prodotti. Più grande è l'assorbimento, ovviamente dovrebbero essere maggiori anche i lux. Quindi, detto questo, c'è pochissima luce. In questo momento abbiamo 120 lux e praticamente andremo proprio a togliere dal rilevamento che andremo a fare adesso, giusto per capire se quello che scrive ovviamente nei dati tecnici la Colbor si va a avvicinare a quello che andremo a rilevare con l'858 di Seconic. Facciamo questa prova a un metro di distanza con la parabola. È la classica prova che fanno tutti i produttori perché otteniamo il miglior risultato. Ovviamente, lo vado sempre a ricordare, poi se andiamo a mettere dei modificatori di softbox più grandi saranno, più avremo dispersione di lux, però avremo una luce più morbida, ok? Quindi andiamo a accendere, ricordiamo 110 lux in questo momento, e lo andiamo a accendere, ovviamente lo portiamo alla massima potenza, anzi altra cosa che vi devo ricordare, lo portiamo a 5500. Perché dico questo? Perché a 5500, dal momento che è un bicolor, abbiamo proprio la temperatura che ci darà la miglior potenza, ok? Questo va sempre detto, perché i bicolor ovviamente non sono potenti come un normale illuminatore a temperatura fissa. Quindi accendiamo e in questo momento verifichiamo se è al 100%. Sì, più o meno, vado ad occhio, ragazzi, perché adesso non ho il metro sotto mano, e vediamo. Cacchio, lo rifacciamo per sicurezza, spengo perché non vedo, e abbiamo 24.000, se vedo bene. Sono le 10:30 di sera, fine luglio. Ovviamente in questo momento voi vedete solo le luci sopra la mia testa, anzi non mi vedete. È giusto per farti vedere che adesso andiamo ad accendere il nostro illuminatore. Lo facciamo con l'applicazione Bluetooth. Penso che non serva tanta potenza. Abbiamo impostato 5500 gradi Kelvin. Ovviamente abbiamo impostato questa temperatura anche sulla nostra fotocamera, quindi il bilanciamento del bianco dovrebbe essere perfetto, e come vedi possiamo tranquillamente, anche se io adesso sto utilizzando un 85, quindi non riesco a vedere bene sul piccolo schermo della mia Sony SDC. Ovviamente se abbiamo una focale più corta andiamo decisamente meglio, però dal momento che abbiamo anche gli occhiali ci possiamo regolare. Ok ragazzi, allora con questa applicazione, che in questo caso è per Android, possiamo cambiare la temperatura colore, possiamo mettere anche una temperatura più calda, più fredda, fino a 6500, ma noi teniamo 5500, e possiamo ovviamente anche sovraesporre, portiamo al massimo, quindi adesso mi sta accecando, ma noi andiamo al 10%. Adesso è decisamente esposta meglio, almeno da quello che vedo sullo schermo. Ok ragazzi, applicazione, telecomando, e anche se siamo da soli possiamo fare tantissime cose molto interessanti. Ti faccio vedere questo accessorio, che è decisamente molto utile per tutti coloro che vogliono utilizzare, che può essere decisamente utile, questo illuminatore ovviamente all'aperto, quando non abbiamo la possibilità di collegarci con l'alimentatore di rete, ok? Io personalmente utilizzo questo accessorio anche quando sono a casa, sono in studio, proprio per non avere il classico cavo sotto i piedi, ok? Allora, non è in dotazione, lo devi acquistare separatamente, non costa tantissimo, ti lascio il link in descrizione, 15-20 euro, ok? È praticamente una quick relays V-mount che ti permette proprio di agganciare una batteria V-mount. Per quanto riguarda le V-mount ti farò un video dedicato, perché ci sono tantissime cose da dire. Allora ti faccio vedere come si installa. Allora, innanzitutto il procedimento è praticamente lo stesso di quello che ti ho fatto vedere poco fa per quanto riguarda proprio l'innesto del bracket. Abbiamo il nostro binario, lo facciamo scorrere all'interno, e una volta trovata la posizione andiamo a stringere con questa levetta, ok? Praticamente è decisamente molto solido. A questo punto dobbiamo inserire una batteria V-mount. Come ti dicevo, le batterie V-mount ovviamente
ne parleremo in video dedicato. Adesso io utilizzo quella che vado a utilizzare ovviamente di più, è quella più portatile e mi dà un'autonomia con questo illuminatore, anche se lo vado a utilizzare alla massima potenza, di circa poco meno di un'ora, perché ha 99 watt ora, ok? Lui ne consuma 110, quindi il calcolo è anche abbastanza semplice. Con questa quick release praticamente ti danno ovviamente anche il cavo, perché ha una D-Tap classica che va collegata alla batteria V-Mount, però come abbiamo detto prima abbiamo una Type-C, ok? Quindi a questo punto basta ovviamente inserire la batteria, sentire il click, e a questo punto andiamo semplicemente a inserire la porta USB di tipo C, batteria bella carica mi raccomando, e accendiamo illuminatore. Prima di passare al video di Valerio, che andremo a vedere adesso, dove ti parlerà del modello da 65 watt, quindi meno potente, però è decisamente più compatto, non che questo non lo sia, adesso andiamo a vedere anche i prezzi, e dopo aver visto il video di Valerio ti dirò anche altre cose che ovviamente ti invito ad ascoltare. Giusto per i più curiosi, abbiamo cambiato modificatore, abbiamo messo un Beauty Dish da 80 cm, ok, però la potenza l'ho lasciata sempre al 18%. Ricordo che sto registrando a un cinquantesimo, dal momento che sto registrando a 25 fps, sempre ISO 100, e la temperatura colore è a 5500. Quindi detto questo, prezzi: CL100X, modello che ti ho portato io, su Amazon costa 250 euro. Poi tu fai delle ricerche anche su Google, magari trovi anche delle offerte più interessanti, ok? Il modello che ti fa vedere adesso Valerio fra poco costa ovviamente meno, dal momento che abbiamo una potenza inferiore, 65 watt, il prezzo è di 180 euro. Ciao amici, sono Valerio Di Silvestro, fotografo di Roma, sono qui per parlarvi del nuovo Kolbor CL60. Ho visto alcune recensioni online un po' incazzose nei confronti di questo, secondo me buono, cioè è una potente luce LED RGB da 65 watt. Il corpo è in alluminio, leggero, pratico, ha questo comodo sacchetto portatile, all'interno l'adattatore per lo stativo, indirizzatore, il cavo. Allora, si presenta molto bene, si attacca ovviamente con la presa Type-C, all'adattatore V-Mount per la batteria portatile, pesa 550 grammi, devo ammettere che sono rimasto sorpreso dalla sua leggerezza, dalla compattezza e dal fatto che hai una potente luce portatile di un peso molto leggero. Parliamo adesso delle specifiche tecniche del nuovo Kolbor CL60. Leggendo direttamente sul sito del produttore le specifiche tecniche, quindi parliamo di una potente luce LED RGB da 65 watt, riesce a fornire luce calda e fredda con le un po' scomode leve posteriori, la potenza massima si raggiunge in pochi secondi. Vi ricordo che è costruito in alluminio, quindi molto leggero, 550 grammi. C'è una comoda applicazione da poter utilizzare da remoto, quindi per rendere... Diciamo che è praticamente un nuovissimo studio mobile essenziale. Quindi è un ruolo guida nel settore delle luci video. E praticamente tu è come se avessi uno studio fotografico in movimento. Guardate, vi assicuro, l'ho usato un paio di volte, è leggero, pratico, comodo. Non riesco a trovare dei punti negativi. Ho letto un po' online altre recensioni che insomma poteva essere un po' che c'erano alcune lamentele. Io sinceramente non le ho. Sinceramente l'ho trovato pratico, comodo, è in alluminio aerospaziale. Leggo le specifiche tecniche dal sito. Volevo intanto ringraziare Andrea Carretta per avermi messo in contatto con la Kolbor ed aver ricevuto appunto il faretto in questione. Il controllo dinamico della matrice Matrix Control System riesce ad attivare
il controllo di ciascuna luce LED RGB sull'altra, quindi tramite un'app si riescono a regolare fino a 10 luci contemporaneamente, che non è una cosa da poco. E, ragazzi, le specifiche tecniche vi potrei parlare per ore di questo faretto. Sono sul sito della Colbor, light.com. E dal punto di vista pratico vi dico che non ho avuto nessun tipo di problema, mi ci sono trovato molto bene, vi allegherò poi delle foto e vi rimando alla prossima recensione. Ciao ragazzi! Dunque ragazzi, allora, fasi conclusive di questa recensione un po' più lunga del solito, siamo arrivati quasi a 25 minuti, comunque cerchiamo di essere ovviamente più completi, comunque se hai domande ti aspetto qui sotto nei commenti. Allora, vado a concludere elencandoti due cose che secondo me la Colbor deve rivedere e ovviamente anche due aspetti decisamente positivi che sono quelli più importanti che secondo me ti potrebbero aiutare proprio ad acquistare questa luce della Colbor, ok? Vado a ricordare che ho tra le mie mani tre prodotti della Colbor, due modelli CL100X e un modello che ti ha fatto vedere Valerio. E quello che ti vado a dire è proprio perché l'ho riscontrato su tutti e tre i modelli. Allora, attenzione, per quanto riguarda proprio l'innesto e anche la stabilità di questo adattatore Bauer Smart, secondo me la Colbor deve riprogettare tutto. Non è stabile e non è veloce proprio nell'innesto. Ok, questo è il mio pensiero. Non sono andato a utilizzarlo una volta solo, la prima volta va bene, lo ripeto, anche la seconda, però a lungo andare avrai questo gioco che è decisamente spiacevole e non ti dà la sicurezza, specialmente come ti dicevo, quando vai a utilizzare modificatori decisamente più pesanti e devi avere un'inclinazione abbastanza impegnativa, ok? Questo è decisamente importante. Plancia è di plastica riciclata e questo va bene, può piacere, non piacere. Secondo me non è un aspetto che secondo me è rilevante. Tra l'altro i tasti sono in silicone, il display è bello ampio. Secondo me può andare bene. Cos'è che non va bene? È l'aspetto dei dimmer, i potenziometri, per cambiare la potenza, ovviamente di luce e anche la temperatura colore. Preferisco il classico dimmer a rotella che si gira in senso orario e antiorario perché è decisamente più affidabile, specialmente quando devo fare delle piccole regolazioni, ok? Qui abbiamo una finta rotella perché è elettronica, quindi un dimmer elettronico al 100%. Qual è la cosa che non mi piace? È che quando proprio devo aumentare la potenza di piccoli step, praticamente non ci riesco. Ce la faccio, però perdo molto tempo, ok? Stessa cosa per la temperatura colore. Quindi il consiglio che do proprio alla Colbor è di mettere il classico dimmer. L'aspetto decisamente che mi è piaciuto molto, innanzitutto la costruzione del telaio. Ti dà proprio la sensazione di robustezza, bello compatto. Ricordo che il telaio, come ti dicevo prima, aiuta a dissipare il calore. Qui abbiamo 100 watt ed estate, è decisamente molto importante, ok? E per quanto riguarda la ventola, funziona decisamente molto bene. Se tu lo utilizzi per sessioni decisamente prolungate e ha la potenza decisamente massima, la ventola si sente, ma si sente su qualsiasi prodotto, questo te lo posso garantire. Comunque la ventola si può ovviamente tramite il menu disattivare, ovviamente la potenza non andrà a superare il 50%. E per concludere, l'aspetto che devi tener conto più di tutto è ovviamente proprio i valori cromatici che, come ti dicevo, sono decisamente quelli che dichiara la Colbor. Sono stati ovviamente verificati, come ti dicevo, da YouTuber che hanno quello strumento che si chiama spettrometro della Seconic, ok ragazzi? E questo è un aspetto molto importante. Altra cosa, quando tu vai a mettere una temperatura, ad esempio quella che io vado a utilizzare di più quando vado a registrare dei video 5600, hai la sicurezza che stai utilizzando, anche se di un piccolo scarto, quella temperatura, ok? Ci sono illuminatori che hanno uno scarto anche di 200-300 Kelvin e non sono pochi. Qui questo scarto non ce l'abbiamo. Ok ragazzi, quindi chiudo qua questo video. Se hai domande, ovviamente ti aspetto qui sotto nei commenti. Ci rivedremo molto probabilmente
nelle prossime settimane. Adesso vedo se riesco a caricare qualche video. Come ti dicevo nel video della scorsa settimana, è un periodo decisamente molto impegnativo, però io dal momento che sono fedele proprio a voi, a tutti coloro che guardano il mio canale, cerco almeno di portarvi un contenuto, anche se breve, nel mio canale. Ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima.